Mercoledì 27 marzo, buongiorno, ben ritrovate. L'appuntamento con la rassegna stampa di TRG. Ripartono i lavori sulla Perugia Ancona, ma non è ancora stato risolto il problema dei pagamenti a quelle ditte e fornitori che sinora hanno lavorato e che quindi minacciano di bloccare il cantiere. E poi una bruttissima storia che arriva da Assisi, un uomo di 60 anni che prende a martellate la madre, ultra 80enne, la donna, per fortuna non è morta, ma è in condizioni gravissime. Poi ancora parleremo di eco mafie. Allora le prime pagine dei quotidiani si parte dal Corriere dell'Umbria che titola I cantieri riaprono tra i veleni. Siamo sulla Perugia-Ancona, operai di nuovo al lavoro, ma le aziende creditrici battono cassa. Intanto la prossima settimana potrebbe arrivare per un sopralluogo sul posto il ministro Toninelli. Eh, ieri è stata una giornata critica sotto il profilo meteorologico, non tanto per la pioggia, in realtà ne è caduta poca, piuttosto per il vento che ha divelto alberi e scoperchiato tetti. Vedremo dove le situazioni più complesse e poi da Orvieto, foto hard con ragazze straniere, un, rag un pensionato veniva ricattato, in particolare è stato arrestato un sessantenne di Bolsena in provincia di Viterbo che ricattava eh, chiedendogli 250 euro al mese un anziano di Orvieto, la minaccia è se non paghi pubblico Le foto hard che quest'uomo avrebbe fatto con delle ragazze. E ancora con Missione Ecomafie l'Umbria è meno verde. Foligno la denuncia dei Rom. Siamo stati abbandonati per giorni. La nazione titola sul caso di Assisi: ferisce la madre a colpi di martello. Una donna eh, di 83 anni, vittima del figlio, sessantenne, che poi si è costituito ai carabinieri. Missione Ecomafie, ieri. Infatti, eh, una, eh, un vero e proprio tour tra eh, i siti, diciamo così, più eh, a rischio, un tour della commissione parlamentare tra i siti più a rischio nella eh, regione Umbria e poi eh, l'università per stranieri eh, finisce vittima, diciamo così, in un sistema. Eh, nazionale, la sede logistica era Venezia, eh, che serviva per, eh, da, per aiutare gli stranieri ad avere permessi di soggiorno, un'agenzia veneta che era accreditata presso l'università per stranieri di Perugia che ehm, dava diplomi falsi di eh, frequentazione di lingua italiana per gli stranieri che volessero il permesso di soggiorno e poi il messaggero rogo rifiuti sintomo di illegalità eh, siamo ovviamente eh, sempre a parlare della questione eh, di Ponte San Giovanni, quell'incendio che ormai settimane fa, eh, in una domenica pomeriggio, ha seminato il panico nella frazione... Di Perugia, ebbene ieri la commissione Ecomafia ha fatto un giro, come dicevamo, dell'Umbria. Si è fermata anche al sito della Biondi di Ponte San Giovanni. Ha detto maggiori controlli, specie sulle plastiche miste. E poi Venite ucciso mamma martellate: il caso accaduto ad eh, Assisi, lo guarderemo maggiormente nel dettaglio. E poi l'intervista al ministro Bussetti sull'Ateneo di Perugia: servono più forze. Per l'Ateneo. A Perugia guerre tra bande, inseguimento e spari nella notte. A Perugia si torna a parlare del distributore assaltato lungo la via Pievagliola eh, presumibilmente era previsto anche un altro eh, colpo e poi vi abbiamo raccontato ieri dei vagoni del mini metro di Perugia che è stato imbrattato, firma e riprese, ci sono i video per riuscire a individuare coloro che sono stati responsabili. Ebbene andiamo nel dettaglio delle pagine regionali partendo dal Corriere dell'Umbria, Corriere dell'Umbria che ehm, apre con due pagine dedicate alla Perugia Ancona perché ripartono i cantieri per la costruzione di questa arteria in particolare i cantieri sono soprattutto nella zona marchigiana ma i creditori di Astaldi, coloro che ancora da Astaldi devono essere pagati per i lavori pregressi e per le forniture, parliamo di 40 milioni di euro eh, non ci stanno e dicono prima si risolva il passato e promettono a anche, o minacciano, scegliete voi la parola giusta, anche di bloccare il eh, cantiere. Intanto questa riapertura del cantiere da eh, speranze a due eh, step attesi soprattutto nel Folignate, lo svincolo di Scopoli e la tangenziale di Foligno perché per questi due progetti i finanziamenti ci sono, manca solo l'ok ok del CIPE. Questo per l'apertura oggi del Corriere dell'Umbria, ma mh, ieri dicevamo è stata una giornata davvero complessa da un punto di vista meteorologico per il forte vento che si è abbattuto in alcune zone, in particolare Perugino e Lago Trasimeno, ma anche in Alto Tevere. Qui siamo nella zona del lago dove il vento ha scoperchiato una piscina. Problemi ci sono stati, anche dicevamo nel eh, territorio dell'Alto Tevere e li troveremo poi via via nelle eh, pagine locali. Ieri però la Commissione Ecomafie eh, ha fatto un giro dell'Umbria, in particolare si è fermata. Abbiamo visto dai titoli iniziali al Ponte San Giovanni, lì dove c'è stato l'incendio della Biondi, ma anche a Pietrafitta e Borgogiglione. In particolare a Pietrafitta si è soffermata in quella zona dove c'è una vera e propria inchiesta giudiziaria per delle ceneri prodotte dalla centrale di Pietrafitta che sarebbero state... Interrate nella eh, ex eh, cava, nell'ex miniera, diciamo così, e eh, anche queste ceneri mescolate ai rifiuti urbani. Sappiamo che c'è un inquinamento eh, della zona, della vallata e c'è un'inchiesta in corso, quindi è ovvio che la commissione si sia fermata qui. Andiamo alla Nazione per le sue pagine di interesse regionale. L'apertura è in realtà eh, è dedicata ad un fatto di cronaca che arriva da Sisi: prende a martellate l'anziana madre. Allora è accaduto ieri mattina ad Assisi dove un uomo di 60 anni ha preso un martello e ha colpito alla testa la mamma di 83 anni in condizioni tra l'altro di infermità, eh, ha creduto di averla uccisa e quindi si è recato presso eh, le, il, il comando del dei carabinieri di Assisi e si è autodenunciato dice correte, ho ucciso mia madre. Poi in realtà i carabinieri che sono andati a casa della signora l'hanno trovata ancora viva seppur in condizioni gravissime. Attualmente la donna è stata ricoverata al Santa Maria della Misericordia a Perugia, l'uomo ovviamente è stato arrestato. E poi ancora per la cronaca la nazione ritorna su quel fatto anch'esso terribile che vede un padre eh, Dover rispondere, sempre di Assisi tra l'altro, un padre dover rispondere davanti al giudice dell'accusa di violenza sessuale sulla figlia di 12 anni. I fatti risalgono al 2018 quando eh, la mamma della ragazzina ha denunciato l'ex marito perché eh, appunto accusato di aver violentato la figlia di 12 anni, alla quale avrebbe detto te lo faccio così puoi difenderti da chi ti vuole violentare. Il processo attualmente è in in corso e ieri c'è stata udienza. La nazione ancora, ovviamente abbiamo già letto della commissione Ecomafie che ha fatto visita a Pietrafitte alla Biondi e poi però c'è quest'altro. Fatto di cronaca che vede parte lesa in qualche modo l'Università per Stranieri di Perugia, esami fittizi per avere il permesso di soggiorno. Una banda con eh, diciamo, logistica in Veneto, esattamente a Venezia, ehm, eh, di fatto aveva messo in piedi un'agenzia accreditata presso l'Università per Stranieri di Perugia che ehm, doveva fare corsi di lingua italiana per richiedenti il permesso di soggiorno. Il in realtà eh, poi c'era una truffa dietro, non venivano eh, assolutamente svolte lezioni, alcune di queste persone che si erano rivolte all'agenzia non parlavano minimamente italiano, eh, sono finiti nei guai, oltre ai due titolari italianissimi dell'agenzia, anche un tunisino di 45 anni e un marocchino di 59 anni. Che eh, reclutavano queste persone eh, che chiedevano permesso di soggiorno. Era un sodalizio che riusciva a, eh, ad avere frutti importanti, parliamo anche di 2 milioni di euro in due anni. Ieri, terrore sul raccordo intorno a Perugia: esplosi colpi di pistola da un'auto in fuga. Si indaga su due gruppi di albanesi che, eh, come dire, eh, evidentemente avevano eh, questioni da regolare. Di loro. Ancora dal mondo del tribunale ricorderete il fatto di, quella, eh, di quel militare donna che è rimasta eh, sfregiata da una bomba presso eh, il deposito militare di Baiano mentre stava al lavoro. Ci sono nove indagati per quel fatto. Abbiamo visto il vento che ieri ha spazzato l'Umbria. Qui al Trasimeno dove ha scoperchiato la nuova piscina, in Alto Tevere sono volati via pannelli solari e tegole che addirittura sradicati dalle forti raffiche di vento, a Perugia, in Viale Roma, un grosso albero è finito sulla strada. E ancora dalla Nazione eh, si eh, parla dell'evento eh, che ha, eh, a breve... Eh, vede protagonista Assisi, eh, venerdì infatti ad Assisi viene consegnata la eh, lampada della eh, pace eh, sarà eh, presente a riceverla il re eh, di Giordania. Eh, C'è addirittura una off-limits ovviamente per il volo sopra Assisi in attesa dell'arrivo di questi dignitari. Ci sarà tra gli altri anche il Premier Conte. Per la cultura, l'appuntamento è sempre ad Assisi. Ma giovedì 4 aprile ci sono i tiro mancino che oggi si rivelano eh, in una intervista. La nazione in attesa del concerto al Lyric di Santa Maria degli Angeli il prossimo 4 aprile. Andiamo al Messaggero per le sue pagine di interesse eh, regionale, si parla in particolare di eh, università perché c'è un'intervista al ministro Bussetti che dice è pronto un piano per l'Ateneo di Perugia. Eh, Bussetti definisce straordinario il lavoro che ha fatto il rettore uscente Moriconi, il governo dice è pronto a supportare l'Ateneo. Le parole chiave sono sostegno al merito, internazionalizzazione e innovazione. Abbiamo già letto dagli altri quotidiani dei certificati di italiano tarocca, e della commissione Ecomafie che ha fatto tappa alla Biondi di Ponte San Giovanni. Andiamo nel dettaglio dei singoli territori e allora ripartendo dal Corriere dell'Umbria partiamo da Perugia. Finisce alla sbarra un albanese di 50 anni, eh, al quale poi vengono dati i domiciliari eh, perché eh, per molestie nei confronti della moglie. Le donne sono esseri inferiori, questo avrebbe detto al giudice. E poi ancora alla sbarra il palpeggiatore seriale di Perugia, eh, accusato di aver molestato ben 42 donne. Si torna a parlare dell'assalto al distributore. Total Erg sulla via Pievaiola davanti all'ospedale eh, di Perugia, eh, parla il titolare, adesso perdiamo anche l'incasso, oltre al danno la beffa perché il distributore ha anche un bar dove eh, in queste ore è difficile anche accedere, quindi ovviamente eh, c'è il danno anche del mancato guadagno del bar. Ieri a Perugia è stato presentato il bilancio di Afas, le farmacie comunali sempre più vicine ai cittadini, un bilancio davvero importante perché eh, c'è una forte crescita delle somme incassate, eh, l'indebitamento per i mutui è stato azzerato, hanno un utile netto in aumento da 193.000 a 809.000 euro e un bilancio sociale raddoppiato. Insomma, AFAS presenta i suoi conti decisamente in ordine. Ci spostiamo nella sesate ma abbiamo già letto la storia, quindi leggiamo solo il titolo: Riduce in fin di vita a colpi di martello. La mamma di Sabile arrestato un uomo di 60 anni. E anche questa accusato di aver stuprato la figlia. Eh, anche qui è finita la sbarra. Quest'uomo di Assisi eh, per eh, violenza sessuale su minore. Divieto di Sorvolo venerdì eh, su tutta l'area eh, di Assisi per l'arrivo del re di Giordania. L'abbiamo visto per ricevere la lampada della pace. E poi ricorderete. Questo fatto che vedeva l'un contro l'altro il comune di Assisi e la comunità di Bose che eh, era stata accusata di, aver, mh, come dire, di eh, fare attività alberghiera a tutti gli effetti eh, e quindi il comune aveva stoppato eh, le autorizzazioni alla comunità. Il TAR ha dato ragione alla comunità di Bose, Bose non fa attività ricettiva quindi può eh, continuare. La sua attività di eh, ospitalizio nei confronti di terzi. Andiamo a Città di Castello perché per Pasqua verrà eh, restituita nella sua eh, perfetta eh, ricostruzione la cattedrale eh, di Città di Castello dove nei mesi scorsi si era assistito al crollo di una parte del paramento murario e poi un camion frigo ieri è stato beccato contromano per due chilometri sulla E45 stato fermato della, dalla stradale, voleva Raggirare il eh, blocco del Puleto. Ancora ieri a Città di Castello perdita d'acqua e fuga di gas in centro, e ancora è morto Saulo Parlani, è stato uno dei fondatori del Lions. Sempre dall'Alto Tevere la ballerina Gaia Bonanno, prima della classe a Casalecchio sul Reno, promessa Alto Tiberina che ha trionfato per eh, il settore danza. E ancora ad Umbertide, eh, dove in maggioranza si assiste alla uscita di Umberti de Partecipa, eh, da una costola però di questa esperienza nasce Liberal Futuro a cui aderiscono due assessori e il gruppo consigliare degli ex Umberti de Partecipa, quindi come dire cambiano i nomi anche dei gruppi in consiglio comunale. Andiamo a Gubbio dove è stata transennata la fonte di via Dante dalla quale sono caduti i frammenti di pietra il PD appoggerà stirati lo abbiamo visto, lo ha deciso l'assemblea all'unanimità, a Gualdo Tadino si cerca uno sponsor per restaurare l'antica insegna del museo Ruboli e ancora ieri c'è stata la visita del presidente di Confindustria Umbria, Alunni all'azienda Rocchetta che ha benedetto, in qualche modo promosso il progetto che l'azienda ha per il territorio a Nocera Umbra telecamere per vigilare sui tesori della Pinacoteca. Sempre dal Corriere ci spostiamo a Foligno dove eh, c'è la protesta dei Rom abbandonati per tre giorni senza corrente. Allora qui proviamo a fare un passo indietro per chi non ha seguito la vicenda. Il comune di Foligno da eh, i giorni scorsi sta smantellando eh, l'area eh, Rom di Sant'Eraclio. La motivazione ci sono dei caseggiati abusivi, quindi sono arrivate le ruspe che di fatto hanno Demolito eh, il presente. Eh, I rom protestano perché Dicono che secondo l'accordo eh, per loro dovevano essere trovate delle case popolari, ma dicono per il momento solo promesse. Attualmente la comunità vive eh, in questi giorni, dove non hanno più eh, la baraccopoli, in roulotte e camper. Ma parla e denuncia la situazione Marcello Zuinisi dell'Associazione Nazionale Rom, che dice è una situazione inaccettabile. Era stata garantita una sistemazione alternativa alla comunità. Ma per il momento solo promesse, non solo per tre giorni queste persone della comunità rom di Foligno sono rimaste senza corrente elettrica perché le Ruspe hanno tranciato i cavi e allora ovviamente si chiede subito un intervento. A Montefalco, abbandono dei rifiuti, arrivano le fototrappole e poi dal Tribunale di Foligno perseguita... Di Spoleto perseguita e pedina la ex per gelosia, un imprenditore 26enne Folegnate, tempesta di sms e telefonate. La donna anche di notte, per lui l'accusa è di stalking. La pasta in città, un viaggio lungo, 290 anni, nel saggio di Bettoni e Marinelli. E poi andiamo a Spoleto: rifiuti in due anni sono stati multati, ben 400 furbetti. Ancora a Spoleto, dove è arrivato eh, il capo della polizia. Polizia Gabrielli che ha rassicurato questa è una scuola di polizia tra le prime d'Italia. A Terni la tariffa sulla pubblicità sono state tolte le esenzioni, da ora in poi la pagheranno tutti e poi nel Narnese... Indagato chi ha investito la signora eh, che portava a spasso il suo cane, una signora eh, settantenne che purtroppo poi a seguito dell'incidente è morta. Ma a Terni fa ancora discutere, e ci sono ben due pagine dedicate a questo argomento: eh, il fatto che il sindaco leghista Latini ha di fatto liquidato il suo assessore al bilancio. Ora eh, la eh, sostituzione potrebbe vedere in polpo Position Dominici, ma parla oggi eh, il segretario regionale del Carroccio Virginio Caparvi che dice: eh, mai più uomini soli al comando. Caparvi respinge anche l'ipotesi che ci sia stata una pressione de, da parte del governo e quindi della Lega Nazionale, chiamiamola così, eh, per le, eh, la liquidazione a tutti gli effetti dell'assessore eh, al eh, bilancio. Eh, Rivela indica un'autonomia su questo del sindaco di Terni. Questo era il Corriere dell'Umbria, andiamo alla nazione per le sue pagine locali si riparte dal Trasimeno, siamo a Magione, candidati, certezze e molti dubbi. Eh, Magione, Città della Pieve, Piegaro, la corsa sindaco decolla. Qui abbiamo eh, alcuni volti, in particolare in Lizza Simona Fabrizzi, eccola qua a Città della Pieve e Giacomo Chiodini a Magione, sono entrambi del centro sinistra. Nasce ad Assisi un centro per il riuso, eh, questa una delle scelte del la Giunta per la tutela dell'ambiente e poi a Bastia Umbra, onorificenza nazionale, la Aristei e Cavaliere. Andiamo nel territorio di Gubbio, dove il PD ritrova l'unità e vota l'unanimità il sostegno alle prossime elezioni a stirati c'è il cordoglio per la morte a gubbio di Marco Barbetti e poi due mostre per festeggiare i 50 anni di Aldo Sartori e Liviana Morelli andiamo a Nocera, Alex Merloni, lavoratori senza stipendio, e c'è chi non ha i soldi nemmeno per mettere la benzina l'avvertenza davvero infinita che riguarda i lavoratori gualdesi e non solo a Gualdo Tadino interventi finiti, tutto pronto a Luzi Venerdì il palazzetto riapre le porte. A Città di Castello partono invece da qui. A domenica i quattro giorni di eh, calibro eh, quattro giorni di eventi appuntamenti in programma che sono stati presentati ieri ancora dalla nazione andiamo ad umbertide perché proprio da umbertide è partito eh, il 10 eh, sorprese in tour che cos'è è una iniziativa in giro per l'italia della cantante alessandra moroso che incontra i suoi fan ebbene il primo fan che ha incontrato in questa sua iniziativa è stato il rosticciere Mario Casagrande, suo grande fan, grazie alla collaborazione di una nipote che ha combinato, potremmo dire così l'incontro. Ampliamento della guinza, l'impegno di Marchetti e poi andiamo a Foligno, c'è un socio da Dubai per il Foligno Calcio, è il dottor George John, ha curato Federer, ma anche Tom Cruise sarebbe interessato proprio ad eh, entrare nel diciamo così, eh, nel parterre del Foligno Calcio. Telefonia, tranciati cavi della fibra ottica di servizio alle reti fisse e mobile. Allora, ieri è stata una giornata davvero terribile in alcune eh, zone, in particolare Nocera, eh, ma anche eh, Foligno, ma anche Gualdo Tadino per eh, la telefonia mobile e la rete internet. Ebbene, tutto è eh, nato per esempio non funzionavano nemmeno i bancomat, tanto per intenderci. Tutto sarebbe nato da cavi tranciati da un mezzo meccanico. Eh, nella zona vescia di Foligno è stata tranciata la fibra ottica della TIM. È stato un problema rilevante perché ha riguardato, come dicevamo, un'ampia un ampio territorio. E poi una bella iniziativa per la Quintana, spicca il volo, intesa di marketing tra Ente Giostra e Aeroporto dell'Umbria. A Montefalco, l'abbiamo visto, arrivano le fototrappole per scovare i furbetti della differenziata, ovvero quelli che non la fanno, mentre a Cannara la cipolla storica di Cannara va in tv con Luca Sardella. Ci spostiamo a Terni dove c'è la polemica per, il, eh, per la convenzione sul trasporto disabili e centri sociali, <coughs> i sindacati proclamano lo stato d'agitazione e il Cimarelli prepara un corteo. Al carcere eh, di del Ternano, picchiato da un detenuto, un agente è finito al pronto soccorso. Questo per la nazione, andiamo al messaggero con le sue pagine locali da Perugia. Ieri vi abbiamo raccontato di questi vandali che hanno imbrattato i vagoni del minimetro, però ci sono le telecamere e dunque verranno in qualche modo inchiodati e ancora Paura sul raccordo all'altezza di Prepo nella tarda serata di lunedì. Due auto a tutto gas ehm, si sono inseguite, si sono sentiti anche degli spari e ora si indaga per capire che cosa possa esserci dietro. Sempre dal Messaggero, la storia, ve l'abbiamo raccontata, terribile che arriva ad Assisi del figlio che ha preso a martellate l'anziana mamma. A Gualdo Tadino, il presidente di Confindustria Alunni, visita l'azienda Rocchetta. Più posti di lavoro col progetto ambizioso di Rocchetta. E poi Castello, Scuola e Lavoro, gli studenti sono andati da Mattarella ad Umbertide, tra Lega e Libera il Futuro, siglato il patto. Fiducia nella Giunta, abbiamo visto che consiglieri che erano di Umbertide Partecipa sono passati a questa nuova lista. A Gubbio il PD cambia pelle, sia l'alleanza con la coalizione Stirati e rinuncia anche al simbolo. Andiamo nel territorio di Foligno. Integrazione degli ospedali, facciamo il bene dei cittadini. La consigliera comunale Spoletina Morelli invita Mi smetti in commissione proprio per creare una maggiore integrazione tra gli ospedali di Foligno e Spoleto. L'accordo l'abbiamo visto tra l'aeroporto e la Quintana per un progetto di marketing. Le fototrappole che arrivano a Montefalco eh, e poi una novantenne prigioniera di una coppia diabolica. Eh, sono eh, c'è un reato di stalking nei confronti di una novantenne, minacce e aggressione a carico del figlio della donna. È questa una storia abbastanza complessa che a Foligno riguarda eh, due eh, ex collaboratori domestici di una eh, anziana che sarebbe stata poi eh, vittima, diciamo così, eh, dei eh, soprusi di coloro che dovevano accudirla. Andiamo a Spoleto, stabilimento di Baiano, in Nove finestre. Sotto accusa per la bomba che sfigurò una ragazza. Abbiamo visto il capo della polizia Gabrielli che eh, si è recato a Spoleto e ha intitolato uno spazio ad Emanuele Petri e ancora Terni i negozi sempre più in difficoltà. Una città povera dove il consumo non cresce. Lega Fiorini torna all'attacco. Un errore silurare Dominici. Questo per le pagine di cronaca ed attualità, ci fermiamo solo qualche momento e poi parliamo di sport.